Ciao ragazze, nuovo vlog e si apre così. Chi mi segue su Instagram avrà già visto queste cosette che gentilmente la Nespoli Group mi ha inviato, e in realtà non pensavo che mi arrivasse così tanta roba. E voi sapete che quando si tratta di pulizia io divento matta. Pulizia, beauty, insomma quello che fa parte delle mie passioni, è tutto ben accetto, quindi sono curiosa di provarli. Adesso ve li descrivo un po' e poi dopo ci mettiamo a fare un po' di pulizie. Penso che poi inizierà domani il vlog della pulizia. Adesso vi descrivo un po' quello che mi è arrivato. Allora, questa è la prima scopa. Stavo parlando della Nespoli Group, che in realtà è l'azienda della scopa Pippo, che insomma chi non la conosce, mi ricordo che mia nonna, se non era la scopa Pippo, non se la comprava. Io non sono una che compra tante scope, perché come vedete utilizzo tanto l'aspirapolvere, ma se succede che mi cade un qualcosa in terra di sera tardi o insomma la mattina presto, devo usare la scopa. Questa qua è una scopa per interni, è ultra leggera, setole e cattura polvere in nylon, flessibili e resistenti, paracolpi in gomma, salva arredi. Insomma, una scopa da interni che è sempre utilissima. Questa è un'altra scopa, si chiama Luna Color, per superfici sempre interne, manico in alluminio, morbido filato in nylon, cattura polvere. Poi, ecco qua, questa è la curiosità, che è una delle curiosità, perché ce ne sono due di cose molto curiose che non vedo l'ora di provare. Allora, si chiama Spray Mob con microfibra, utilizzabile anche con panni umidi e asciutti. Bisogna estrarre il contenitore, riempire il contenitore con acqua e con una soluzione detergente, quindi si potrebbe mettere, non so, anche un acqua aceto, un'acqua detersivo di piatti, oppure un detergente tipo Ajax, un Lysoform, quello che si vuole, insomma. Premi il pulsante sul manico e bagna la superficie da pulire. Quindi il pulsante è qua, guardate, è questo. Comodissimo, penso che sia veramente molto comodo. Questo veramente non vedo l'ora di provarlo. Utilizza il panno da entrambi i lati per un maggiore potere pulente. E quindi vedete entrambi i lati. Quindi così e così. Guardate che bello, vedete? Da entrambi i lati. E voilà. Bello, eh? Interessante. Questa cosa mi suscita veramente molto interesse. Poi mi hanno anche mandato il ricambio, che adesso vi faccio vedere. Guardate, cioè, mi hanno mandato tantissima roba, io sono rimasta stupita, davvero stupita. Mi è arrivato un pacco che era più alto di Walter. Quindi questo qua è il ricambio, quindi il refill. Ne ho uno di scorta, perciò insomma posso davvero utilizzarlo per un po' di tempo. Tra l'altro è bello tosso, quindi non penso si consumi in un attimo, ci vorrà anche un bel po' di tempo. Poi è la paletta, quindi la paletta Pippo, sempre loro, una classica semplice paletta rossa, ecco. E poi il secchio, un bel secchio devo dire, piace molto. Poi bello, bello con un bel manico, una bella forma, un bel grigio che è un colore che a me piace moltissimo, quindi il secchio. Poi passiamo alla cosa che mi ha suscitato anche questa un sacco di curiosità, ed è questa Pippo Stress Easy, un panno removibile in microfibra 25 cm e strizzatore. Che figata ragazze, cioè per tutti i tipi di pavimenti, panno facile da sostituire, lavabile in lavatrice, ciclo delicato. Ragazzi, questo qua lo voglio aprire subito, perché io sono troppo curiosa. Aspettate un attimo, questo lo apro perché voglio subito vedere come fa, la mia curiosità, come fa a strizzare sto coso. Ah, ok, devo capire, scusate un attimo, come si usa il suo coso. Sono proprio imbranata? Direi di sì. Quindi ragazze, praticamente penso che sia così, poi dopo comunque lo utilizziamo. Allora, così è normale, lo si mette dentro nell'acqua del secchio, strizzi, perché così si strizza, lo
li apri e poi pulisci. Penso sia proprio così. Oh ragazze, non vedo l'ora di utilizzarlo, comunque poi ve lo faccio vedere sicuramente molto molto meglio. Adesso era solo la presentazione di quello che mi hanno gentilmente inviato. E niente, questo qua è il ricambio. Ci vediamo domani con le nostre pulizie. Ciao! Been working all week for that Friday 5 o'clock. Punch out, feet up, crack a bottle top. Out on the front porch, sun hanging low, but I can hear four wheels burning on the road. My friends pull up to me, yelling and come and see this 67 dream filled up for a party. Lost in those headlights, we're going out tonight. Bene ragazze, io ho terminato questo spazzolone pazzesco. Strizza molto bene, ci risparmia la fatica di abbassarti, strizzare lo straccio ogni volta. Lava molto bene il pavimento, io non me l'aspettavo, però guardate che pulizia. Entra perfettamente in tutti gli angoli. Ok, adesso aspetto che asciuga il pavimento e poi facciamo una seconda prova. Penso che questo lo utilizzerò più che altro quando ho delle piccole macchie. Riempirò il dosatore con del detergente e di tanto in tanto, quando ho qualche macchia durante la giornata, spassi velocemente. Ci vediamo tra un attimo, vado a riempire il dosatore. Arrivo. Ragazze, io ho terminato, sono pienamente soddisfatta, è anche questo super comodo, super veloce, quando devi dare una passata molto molto veloce, quando i bambini magari fanno cascare qualcosa per terra e ci sono delle macchie, comodo. Ma la cosa più intelligente di tutto ciò è che non devo utilizzare i guanti, ragazze, è bellissimo perché le nostre mani non sono a contatto con i detergenti, questa è una cosa bellissima. Adesso estraiamo i panni e li andiamo a lavare. Si possono lavare anche in lavatrice, ma io adesso gli do una sciacquata veloce a mano con il sapone neutro. Andiamo. Next door, wave across the yard. The same blonde girl stole my heart. Every other day she had a new boyfriend and never once looked at me. Bene ragazzi, allora questo qua lo vado a stendere perché comunque si deve riasciugare, mentre il panno dello spazzolone lo inserisco perché adesso devo lavare il pavimento qua in bagno. E niente, io adesso continuo con le mie pulizie, ci rivediamo tra un attimo e continuiamo con il nostro vlog. Come avete visto, ho utilizzato prima questo spray dove all'interno ho la candeggina delicata
con aggiunta di acqua, quindi un bel po' di candeggina. Fate conto che metto di solito tanto così di candeggina e tutto il resto acqua. Dopo aver sciacquato bene, ho lasciato agire l'anticalcare della Winnis. Devo dire che è una delle prime volte che lo utilizzo e mi sono trovata molto molto bene. È un ottimo prodotto e poi soprattutto è comunque un prodotto completamente biodegradabile e lo sento anche dall'odore che è meno fastidioso rispetto a tutti gli altri anticalcare e devo dire che il suo lavoro lo fa pienamente bene, quindi è un prodotto che posso già dirvi che è super promosso. Adesso sto facendo agire il lavandino, dopodiché do una bella lavata per terra con il mio super mega spazzolone. A Buongiorno dopo. ragazze, oggi è venerdì 21 settembre, io ho appena terminato di preparare una tortina. Ho guardato una ricetta di Giallo Zafferano e ho voluto fare una torta margherita al limone. Adesso la faccio raffreddare, anzi già raffredda perché ci ho messo lo zucchero a velo e dopo così i miei bimbetti hanno una bella merendina. Ne taglio un pezzettino perché la volevo portare a mia mamma. Mi taglio un bel pezzo e la porto anche perché non voglio avere troppa torta perché non vorrei mai che me la facessero mangiare tutta a me. Quindi tagliamola, andato così la vediamo. Dovrebbe essere bella bella soffice. Sembrerebbe di sì. Ecco qua, guardate che meraviglia. C'è un profumo spettacolare. Buona ragazze. Qua, quindi la taglio a pezzettini, lasciamo ancora un po' aperto perché ho seguito la ricetta Giallo Zafferano perché era quella che mi ispirava di più per quanto riguardava le torte margherita limone, quindi ho detto vabbè dai, proviamo. Le ragazze, ne voglio assaggiare un pezzo perché prima di portarla è meglio, è giusto che l'assaggi, giusto? Ah, si sta rompendo. Almeno per vedere. È buonissima, ragazzi. Molto buona. Soffice. Buona, buona, ragazzi. Non avrei dovuto, però, finalmente, dai. Ci sta. Ma me la mangio tutta, da pranzo mi mangio la banana. Che golosa che sono, eh? Vero ragazze? Sono una golosona. Ho comiato un casino, ragazze. Un vero e proprio casino. Ciao ragazze, è sempre venerdì 21 settembre, questa qua è la mia merenda, io voglio qualcosa di fresco perché fa ancora caldissimo e ho pensato di fare un bel succo di pompelmo. Quindi adesso prendo la mia bella cannuccia. Ecco qua la mia bella cannuccia e mi bevo il mio succo perché avevo proprio voglia di qualcosa di fresco. Running like Kentucky Derby to where the girls are pretty. Summer grilling backyards. We're gonna party hard. Race right on through now. Looking at you now. Take you for a whirl. You're my pretty city girl. I don't care if your feelings hurt. I want a Southern belle in a short white skirt. Stick shift, put it into gear. If you need a lift, well, you can ride right here. Oh, please excuse me, I'm in a bad way.
No time to think, cause I'm fixing for a drink. Running like Kentucky Derby to where the girls are pretty. Summer grilling backyard, we're gonna party hard. Race right on through now, I'm looking at you now. Take you for a whirl, you're my prettiest city girl. Running like Kentucky Derby. Ragazzi, questa qua è la cena che sto preparando, il contorno, zucchine e peperoni sia rossi che gialli con il soffrittino che avete visto con la cipolla e l'aglio. Adesso lascio cuocere, dopo gli do una sfumata di vino bianco e lascio andare. A dopo, ciao! Buongiorno ragazze, oggi è sabato 22 settembre. Guardate qua, i miei bimbetti la torta se la sono mangiata, io ancora non l'ho assaggiata a parte un quadratino. Piccolo ieri pomeriggio e adesso, poi ieri l'ho portato anche al parco, l'hanno mangiato anche su con gli amici di Ricky. Tortina e cafferino e dopo ci si vede più tardi. Riempito i miei dosatori dell'aceto e dell'olio, olio a peperoncino, aceto di Modena e olio extravergine d'oliva e niente, li ho lavati, li ho ripuliti, ho cambiato i tappi che erano un po' rovinati, li ho ripresi fatti così in sughero. E niente, vabbè, adesso questo qua lo metto a tavola quando dobbiamo condirci qualcosina e mi devo rifare un'unghia, mi si è spaccata, guardate, mi si è rotta un'unghia, ho preso una botta potente e oggi a pranzo voglio preparare gli gnocchi che ho preso dove li ho presi? Ma di più forse, sì, oggi preparo gli gnocchi, infatti sto facendo un sughetto di pomodoro e voglio preparare gli gnocchi, io non li mangio oggi perché stasera mangio la pizza, quindi faccio mangiare a Walter e ai bambini con contorno di un qualcosa, insomma. E quindi niente ragazzi, dai, noi ci vediamo più tardi e io procedo alla sistemazione di questa unghietta perché si è rotta. Ciao! Con questo qua che è praticamente un mix di crostacei e molluschi già conditi per la pasta e risotti. Ecco qua ragazze, questo qua è il mio pranzo, è un mix di verdure che ho appena cotto e ci ho aggiunto il tonno. È un po' povero nel senso che avrei potuto mangiare qualcosa di più, ma ieri sera io ho sgarrato, ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare, ma l'ho fatta, ne sono contenta e la rifarei, però oggi mangio così, punto, basta. Mangio questo accompagnato con
un pacchetto di cracker alla soia. E io con questo sono a posto. Buon pranzo a me, buon pranzo a voi. Oggi è martedì 25 settembre. Noi ci vediamo più tardi o domani. Ciao! Ciao ragazze, oggi è martedì 25 settembre. Io sono in macchina, sto andando a prendere mia mamma. Dopodiché andiamo a prendere i bambini. Oggi cominciano finalmente ad andare in piscina. Si sente che sono un po' intasata, vero? Sono un po' intasata, sì, sto prendendo il Flumicil perché ho incominciato con un pelino di mal di gola che poi è diventato un vero e proprio raffreddore. E fortunatamente sento qualche sapore, lo sento, non al 100%, però pensavo peggio. E niente, quindi oggi incomincio il corso di piscina, che sarà ogni martedì. E quindi sono contenta, dai, almeno così anche loro si fanno un piccolo sport non troppo impegnativo, una volta a settimana ci sta. Devo andare a prendere due cosette da MD, in particolare poi devo prendere la merenda ai bambini, che la faranno praticamente perché dopo saranno affamatissimi, quindi penso che quando usciranno dalla piscina sarà un mangiare da buffata, perché saranno super mega affamati. E quindi niente, vado a fare una scappata a prendergli la merendina. Niente, tutto qua, dai, noi ci vediamo più tardi. Ed eccomi ragazze, noi siamo rientrati, questi qua sono i nostri piattini. I miei figli sono a KO, hanno già mangiato, sono distrutti dopo la prima lezione di nuoto. Quindi vabbè, la prima lezione che poi hanno giocato, però sono stanchissimi. Vi faccio vedere cosa si mangia stasera. Allora, sgombro, verdure miste cotte al vapore, olive nere, Walter ha anche i 4 cubettini di grana e l'insalata iceberg. Il mio piattino è praticamente identico, come potete ben vedere, ma l'unica cosa che non c'è è il grana, che ho evitato. Quindi stasera si è mangiato freddo, Christian ha mangiato i panini col prosciutto, Riccardo ha mangiucchiato in macchina, adesso è cotto, non so cosa mangerà dopo, e niente. Quindi adesso andiamo a cenare e noi ci vediamo o al prossimo video o domani, vediamo un po', non so se questo video termina qua oppure ritorniamo a vloggare domani mattina. Ciao! Bene ragazze, questo video è terminato. Se vi è piaciuto mettete pure un pollicino in su, così aiutate il mio canale a crescere. Seguitemi anche su Instagram, mi trovate come sissi78dl. Ogni giorno bene o male posto qualche foto, insomma magari non tutti i giorni ma quasi, e qualche storia, quindi vi aspetto anche su Instagram. Puoi seguirmi anche sulla mia pagina Facebook, dove posto sempre le foto dei video che pubblico, e se ti va metti un pollicino in su. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo. E ricordati, per non perdere i prossimi video, attiva la campanella, così almeno riceverai la notifica quando uscirà un nuovo video. Ciao, alla prossima!